Nella curva sud del Benevento e sia nella curva nord nel settore occupato dai tifosi del Perugia. Squadre in questo momento sono in campo. Maglia giallorossa classica per il Benevento, maglia bianca, quindi maglia praticamente quella maglia, seconda maglia, maglia da trasferta per il Perugia. Squadre che si vanno a posizionare al centro del campo. I due portieri, Baiocco e Koprivets, indossano rispettivamente una maglia nera a strisce verde e una maglia grigia con bordi neri. Partito in questo momento, fischio di avvio, primo pallone toccato al Benevento con Evacuo che cede la palla all'indietro per Zanon. Quattro gli uomini in area di rigore per il Perugia, ancora Mancosu, mette al centro, facile per Koprivets. Mazzeo fa proseguire, Sprocati, attenzione Sprocati, entra in area di rigore, Sprocati il tiro, Baiocco, primo vero pericolo. E Vito Francesco, calcia Mazzeo di sinistro, palla alta. E dunque Zanon può avanzare il terzino ex Pescara, Campagnacci in area di rigore, tiro di Campagnacci, respinge di pugno Koprivets, ancora Campagnacci, rimette la sfera al centro. Riesce a ripartire da Vacca, ancora Anaclerio. Alza la testa Vacca, cerca e trova Evacuo, posizione regolare, Evacuo in area, pallonetto di Evacuo e gol, avanza il Benevento, improvviso, gol improvviso di Evacuo che porta avanti la formazione giallorossa, Evacuo che esulta sotto la curva dei propri sostenitori, tra le linee Mancosu si appoggia su Evacuo, ancora per Montiel, può provare il tiro da fuori, Montiel lo prova, grazie a Felice Evacuo, punizione per il Perugia, sulla sfera Vito Francesco al centro, non ci arriva nessuno, sì, ci arriva anche Evacuo, ancora posizione regolare per il bomber di Pompei, si gira Evacuo, cerca Mancosu, Mancosu tra le linee, prova a servire Montiel, posizione regolare Montiel, il tiro di Montiel, palo, la palla è buona però, Benevento in contropiede, c'è Mancosu, prova a servire Evacuo, in area di rigore Evacuo, prova a calciare al volo Evacuo, una bella, sull'auto di destra si fa vedere Fabinho, si sovrappone, arriva come un treno sulla destra Daffara, servito in questo momento, sulla destra ancora Daffara che cerca l'arbitro che invita il tecnico umbro a lasciare il terreno di gioco, non ci sa Di Cara che dovrà per forza di cose abbandonare il terreno di gioco. Per il secondo tempo di Benevento Perugia, partiti in questo momento, nessun cambio tra i 22 in campo, stessi 22 in campo che vi vado a rileggere velocemente. In avanti per Mazzeo, Mazzeo che punta Zanon, Mazzeo che cerca Sprocati che di prima. Sembra che possa andare Moscati col sinistro, è proprio Moscati, cross al centro, il colpo di testa, la palla resta lì, mischia furibonda. Calcio d'angolo dalla sinistra, Fabinho in area di rigore. A cercare Scognamiglio, svetta di testa Scognamiglio, è il pareggio del Perugia, del centrale ex Juve Stabia, davvero uno stacco imperioso di Scognamiglio che ha battuto il suo diretto marcatore ed è andato ad esultare sotto la curva nord. Sull'out di sinistra Fabinho che fronteggia Zanon, Zanon, Fabinho ancora in area per Nico, ancora Nico, calcio di sinistro, palla fuori. A servire il non entrato Mungo, alza la testa Mungo, tiro di Mungo e la palla che non sul centro, sul lato di sinistra al posto di Anaclerio. Montiel in area per Evacuo di testa, c'è Montiel dal limite dell'area, Montiel salta Vito Francesco, tiro di Montiel, Koprivets smanaccia, possibile contropiede del Perugia, 3 contro 2, viaggia sulla destra veloce Moscati, ancora Moscati prende 3 in area di sinistro, prova a vincere il match. Siamo già dall'altra parte con Montiel per Espinal, cross al centro per Evacuo, c'è Mancosu che prende la palla, interviene. Sembra il paraguaiano così come sembra. Ci prova Montiel dalla distanza, palla rimpallata da Koprivets, va giù Evacuo, prova a convergere, c'è Vito Francesco,
Cross al centro per Vito Francesco, c'è Sprocati, attenzione il tiro, il fuori gioco, aveva trovato il gol. L'andamento del match di testa da Fara. Signorini vuole accelerare i tempi, ma non c'è più tempo, fischia l'arbitro e dunque tra i fischi dei tifosi giallorossi e gli applausi dei tifosi invece biancorossi ai propri sostenitori, ai propri beniamini, scusate, termina il match. Allora, siamo con Rubeca, il team manager che oggi ha fatto, dopo l'espulsione di Dicara, ha fatto da mister. Allora, che partita è stata? Una partita dei due volti, un primo tempo non buono della nostra squadra, un secondo tempo di carattere dove abbiamo legittimato il pareggio. Ci voleva, perché venivamo da una settimana un pochino travagliata e il primo tempo forse abbiamo pagato un po' di gran voglia di fare, mettiamolo in questo caso. Il secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo iniziato già a fare il nostro gioco e si è visto. Ecco, buon Perugia dopo i primi 20 minuti del primo tempo, poi dopo il gol del Benevento è sembrato un po' calare l'attenzione. Scognamiglio e Massone hanno fatto una grande partita, però sul gol di Vaco si sono fatti trovare impreparati. Diciamo un Perugia un po' dai due volti. In Perugia dai due volti, come ho detto prima, il primo tempo ci siamo fatti... ci siamo lasciati prendere da quel pallone per Evacuo e sappiamo che Evacuo è un giocatore che comunque sia è sempre pericoloso, anche se magari i primi 25 minuti non ha preso mai la palla, però ne è bastata una per far gol. Secondo tempo negli spogliatoi ci siamo ricompattato, mister Dicara con il presidente hanno dato la carica giusta e io nel mio piccolo sono riuscito a dare non indicazioni tecniche perché non è il mio ruolo, ma ad incitare i miei giocatori perché li reputo amici più che giocatori. Visto l'ottimo secondo tempo dei Grifoni, un punto guadagnato o due persi? Ma visto come si era messa la partita, un punto guadagnato. Però il Perugia deve giocare sempre per i tre punti. Ecco, che cosa manca davvero a questo Perugia per essere grande dopo la sconfitta? Convinzione, come ho detto prima in conferenza, convinzione. Se la squadra è convinta non ce n'è per nessuno. Siamo con Felice Vaco, allora Felice, tu ritorno al gol, anche qui davanti al Vigorito, parentesi archiviato dopo l'episodio successo qui con la Nocerina. Al di là di questo, capitolo chiuso, che partita è stata oggi? Beh, sicuramente una partita molto difficile per noi perché sapevamo che il Perugia era un'ottima squadra. Purtroppo per noi c'è il rammarico di essere andati in vantaggio, non essere riusciti a trovare il raddoppio e poi dopo loro su un'azione d'angolo hanno pareggiato la partita. Purtroppo il calcio è anche questo, insomma dobbiamo dare atto al Perugia di aver fatto una buona gara, noi ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre il pari, speriamo di rifarci domenica. Ci spieghi un po' quell'episodio del primo tempo, il fallo di José Musiel, Comotto, tocco, non tocco di mano, hai protestato a lui? Sì, perché sul tiro la palla è finita sul palo, Comotto stava cercando di recuperare, è scivolato, però con la mano ha praticamente deviato la palla. Sì, no, ma lì era proprio scivolato, poi con la mano insomma ha tolto la palla dai miei piedi facendogli cambiare direzione. Purtroppo né l'arbitro né il segnalino sono riusciti a vedere, poi questi sono episodi insomma che nell'arco di una partita ci possono stare perché anche l'arbitro può sbagliare, però insomma poi alla fine condizionano il risultato finale. A proposito di arbitro, ricordiamo che il Perugia protesta per un fuorigioco apparso dubbio quanto inesistente per il gol di Osepi, ricordiamo che Osepi aveva anche toccato il pallone col braccio, ma al di là di tutto questo è stata una bella partita, che partita è stata? Un'ultima domanda, che impressione ti ha fatto questo Perugia? Beh, sicuramente una buona impressione, insomma, sappiamo che il Perugia è stata costruita per vincere, quindi sapevamo di affrontare una buona squadra, secondo me oggi alla fine è stata una bella partita, poi come ti dicevo prima il risultato è anche frutto degli episodi positivi e negativi da una parte e dall'altra, quindi è un pareggio che ci sta. Speriamo insomma che noi possiamo cercare di scalare quanto prima la classifica. Oggi per il campionato di Lega Pro, prima divisione, girone B, andava in scena l'ottava giornata di campionato. Andiamo a vedere i risultati che si sono maturati nella domenica 20 ottobre 2013. Benevento Perugia 1-1. Al 27esimo Felice Vaco, al 58esimo Gennaro Scognamiglio pareggiava. Barletta L'Aquila 2-2, scoppiettante partita questa.
Al terzo minuto andava in vantaggio l'Aquila con Carcione Imperio. Al 61esimo veniva ripresa proprio dalla Barletta con Riccardo Allegretti. Ci pensava poi nel finale all'87esimo del Pinto per l'Aquila a portarlo in vantaggio proprio allo scadere della gara. Al 90esimo ci pensava Antonio Giulio Picci per il Barletta a fissare il risultato di parità 2-2. Catanzaro-Ascoli 1-1, giocata venerdì. Apriva le marcature Falzerano Marcello dell'Ascoli, poi al sesto minuto di gioco, al 19esimo, una conoscenza del Perugia, Alessio Benedetti, portava in parità la gara e chiudeva il risultato con 1-1, quindi Catanzaro-Ascoli 1-1. Frosinone-Pontedera 5-0, iniziava le marcature Daniel Ciofani al 19esimo, replicava Daniele Altobelli al 37esimo, poi Davis Curiale al 44esimo portava 3 le segnature per la squadra laziale. Nel secondo tempo ci hanno pensato al 51esimo Daniel Soddimo a portare a 4 le segnature e infine al 72esimo a chiudere il risultato con 5 reti è stato ancora Davis Curiale. Lecce Gubbio 1-1, andava in vantaggio la squadra pugliese al 24esimo con Walter Lopez, al 39esimo Gianmarco Ferrari riportava in parità il Gubbio 1-1. Pisa Paganese 3-0, apriva le marcature al 30esimo Francesco Forte, al 50esimo Mauro Bollino raddoppiava, poi al 68esimo Ayman Napoli fissava 3 il risultato e la partita si chiudeva Pisa 3 Paganese 0. Prato Nocerina 4-1, andava in vantaggio il Prato con Silva Reis al 5° minuto, raddoppiava Matteo Sergio Carvagna, una ex conoscenza del Foligno, al 42esimo, al 74esimo Daniele Vacuo portava a 1 le reti della Nocerina, accorciava le distanze, ma subito dopo al 75esimo era la volta di Eric Lanini a riportare avanti 3-1 il Prato contro Nocerina. Infine al 79esimo Nicola Benedetti al 79esimo fissava il risultato sul 4-1 in favore del Prato contro la Nocerina. Salernitana Viareggio 1-1, al 29esimo portava Matteo Guazzo in vantaggio la Salernitana, ci pensava al 92esimo zona Cesarini, proprio Casarini Andrea a riportare in parità l'incontro e a fissare la partita sul 1-1 tra Salernitana e Viareggio. Ricordiamo che di questa giornata riposava il Grosseto. Andiamo a vedere la classifica. Pisa 17, L'Aquila 17, Pontedera 17, Frosinone 17, Prato 14, Catanzaro 13, Benevento 12, Salernitana 9, Perugia 9, Ascoli 8, Grosseto 8, Viareggio 6, Gubbio 5, Lecce 5, Paganese 3, Barletta 3, Nocerina 1. Ricordiamo che l'Ascoli ha un punto di penalizzazione, mentre la Nocerina ha 2 punti di penalizzazione. Ora, prima di chiudere, andremo a vedere quali saranno le gare del 27 ottobre 2013 per la 9ª giornata di campionato. Ascoli-Lecce, Benevento-Salernitana, Grosseto-Frosinone, Gubbio-Pisa, Paganese-Barletta, Perugia-Catanzaro, Pontedera-Nocerina, Viareggio-Prato e riposa l'Aquila. Un buon Perugia pareggia Benevento e inverte la rotta. Speriamo che questo sia il break point, il momento in cui il Perugia inverte proprio il suo trend in questo campionato. La partita è stata di 3 volti. Prima del gol del Benevento il Perugia aveva comunque tenuto bene il campo, essendo anche più pericoloso dei campani. Dopo il gol sono emersi i soliti smarrimenti, le solite paure, le frenesie difensive che secondo Santo Padre nelle dichiarazioni rilasciate a fine gara sono imputabili alla giovane età dei suoi ragazzi, sulla quale dovranno tutti poi lavorare per migliorarli. E poi nel secondo tempo il Perugia ha tirato fuori il meglio di sé, andando a cogliere prima il pareggio e poi ripetutamente creando situazioni, se non proprio occasioni, per andare in vantaggio e far propria la partita. Ha però poi rischiato anche qualcosa su un colpo di testa di Vacuo, quindi alla fine il risultato
di pareggio è comunque buono, è comunque utile per ridare al Perugia un po' di quello slancio che aveva completamente perso nelle partite precedenti. La partita è stata incoraggiante, però ancor più che sul piano del risultato, su quello del gioco e della personalità, perché il Perugia ha dimostrato, dal punto di vista del gioco, contro una squadra che lasciava sì giocare, ma che comunque viene accreditata da tutti come la favorita numero uno, di potersela giocare alla pari e di avere le sue frecce, che sappiamo poi quali essere, principalmente quella di Fabinho in avanti. Mentre sul piano della personalità, la reazione che c'è stata dopo lo svantaggio e l'espulsione di Dicara, a proposito, la società dovrà riflettere su questo eccesso di nervosismo che pervade tutti i giocatori, anche gli allenatori, i tecnici, perché una squadra che vuol vincere non può permettersi un'espulsione o due ogni partita. Dicevo che comunque il Perugia dopo questa espulsione ha reagito bene, il secondo tempo lo ha tenuto in mano, dopo il pareggio poteva anche passare in vantaggio, alla fine è stato un 1-1 giusto, un 1-1 equo sostanzialmente, con qualche recriminazione anche oggi sulle decisioni arbitrali, vuoi sul gol di Evacuo, viziato da un fallo di mano che non può essere, a mio avviso, a termini di regolamento, considerato involontario, vuoi per il gol nel finale annullato ad Eusepi al 98esimo, erano stati concessi 8-9 minuti di recupero per l'infortunio che ha colpito l'arbitro nel finale di secondo tempo, e che è stato annullato quando, dalle immagini che abbiamo visto, e poi verificheremo con le nostre immagini, quelle raccolte dal nostro Matteo Marzella a Benevento, non sembrava in posizione di fuorigioco il nostro giocatore, semmai ci poteva essere Insigne, che però non ha avuto partecipazione attiva all'azione, quindi il gol probabilmente era regolare. Ma al di là, ripeto, di queste recriminazioni, che pure vanno giornalisticamente rilevate, c'è un Perugia che è sembrato invertire la rotta e ridare al popolo biancorosso le speranze di poter riprendere un cammino che non sarà né facile né breve, ma che potrebbe comunque tornare ad essere, anche a breve termine, esaltante. Partita dai due volti oggi a Benevento, con un Perugia che è riuscito a portare a casa un punto da Benevento. Ma il Perugia aveva ben iniziato questa gara, poi dopo c'è stato il gol di ancora di Felice Evacuo, che si conferma sempre più bestia nera di questa squadra, sia lui che il fratello che ci ha segnato con la maglia della Nocerina. In più, ancora dobbiamo vedere le immagini di Matteo Marzella, ma sicuramente da quello che ci hanno detto ci dovrebbe essere un tocco di mano di Evacuo, ma comunque resta il fatto che al momento in cui Evacuo mette giù il pallone in aria è solo davanti a Koprivec e non c'è nessun giocatore del Perugia all'interno dell'area di rigore. Questo deve far particolarmente riflettere. Poi dopo c'è stata la buona reazione del Perugia nel secondo tempo, con il pareggio di Gennaro Scognemiglio, che ha svettato fra tutti i difensori beneventani e ha messo la palla alle spalle di Baiocco. E in più, al 98esimo, se non erro, c'è stato un gol dubbio che è stato annullato a Eusepi, che poteva dare la vittoria al Perugia. Ancora non abbiamo visto le immagini di Matteo Marzella, ma da quello che ci è stato detto telefonicamente da Benevento sembrerebbe che anche il gol era regolare, quindi ancora una volta due punti che mancano al Perugia. Chissà, vedremo le immagini, ma soprattutto io vorrei riflettere sull'atteggiamento che ha avuto il Perugia dal 20esimo in poi e soprattutto in occasione del gol del Benevento, che ha lasciato totalmente da solo Felice Evacuo. Perugia che inizia bene, dopo però subisce il gol degli avversari e cala sul piano fisico, cala sul piano del gioco. Nel corso del secondo tempo invece sembra riprendersi, sembra recuperare quella situazione di svantaggio. Infatti arriva anche il gol del pareggio della formazione biancorossa e i ragazzi sembrano dimostrare qualcosa di più. Ricordiamo che il pareggio ci sta
vista, vista anche l'espulsione del secondo allenatore Giacomo Di Cara e visto anche il gol che avevano subito precedentemente i ragazzi, la formazione biancorossa. Quindi una buona prestazione soprattutto nel corso del secondo tempo, sicuramente c'è da lavorare un pochino di più per raggiungere quel tocco di perfezione, perché comunque ricordiamo che hanno subito molto, la difesa durante il gol che ha subito era inesistente assolutamente, quindi vedremo se poi contro il Catanzaro queste lacune riusciranno ad essere colmate.